Troviamo qui, sulla statale 90 delle Puglie, il luogo dell'incidente che purtroppo ha strappato alla vita quattro giovani figli della Valle dell'Ufi. Mattia Ciminera, Bilal Bussadra, Roy Ciampa e Francesco Di Chiara, quattro vittime, giovani vittime dell'incidente appunto che ha coinvolto due autovetture sabato sera intorno a mezzanotte e un quarto. A perdere la vita Bilal Bussadra, giovane promessa del pugilato. Abbiamo ascoltato, siamo stati all'interno della palestra del maestro Sandro Froncillo, il suo ricordo commosso ai nostri microfoni, si dice straziato, perché Bilal per lui era come un figlio, tante le battaglie vinte assieme sia sul quadrato sia con le istituzioni dopo che Bilal aveva ottenuto la cittadinanza italiana e sognava di diventare un pilastro della nazionale di pugilato. Andiamo ad ascoltare Sandro Froncillo. La storia mi ha spezzato il cuore, non so nemmeno se riesco più a continuare a fare il maestro, a tenere la palestra aperta, non lo so, non so il futuro che cosa vuole da me. Anche perché vediamo affissi tanti trofei di Bida, davvero era un prodigio, era un predestinato per il pugilato, disciplina che lei ama alla follia e che Bida l'amava grazie a lei. A me in questo momento non mi interessa dei risultati sportivi, in questo momento quello che mi interessa è che io ho perso un figlio, ho perso un ragazzo d'oro e ora continuare sarà molto difficile, perché io lo volevo bene come un figlio. Per me quello che mi interessava non erano i risultati sportivi, erano che lui diventasse uomo, doveva avere un futuro. Cioè, non so se era nel pugilato, però l'importante è che lui stava con me e che io, diciamo, facevo il secondo padre e me lo sentivo dentro questa cosa. Ora mi è stato tolto, non so perché il destino ha avuto questo, però è triste perché io ho fatto tanto per lui. E volevo fare ancora tanto. Non trovo le parole, cioè il destino è stato proprio crudele, ma crudele perché? Perché proprio lui? Io avevo questo presentimento da parecchio tempo. Spesso parlavo con lui e dicevo, Bilal, mi devi fare un favore, me lo devi giurare, me lo devi promettere, che non salirai mai in macchine dove ci sono le tue persone squilibrate che guidano. No, maestro, stai tranquillo, non voglio che la tua vita finisca dentro una cunetta, non voglio che, dico, tu me lo devi promettere che tu non, no, invece il destino ha voluto questo, me l'ha voluto strappare, no?